Ciao, grazie per aver accettato la mia proposta, Barbara. Sono nel bel mezzo della lettura della serie di Ria e sono completamente convinta e catturata dalla storia e dal tuo modo di scrivere. Com'è nata l'idea per questa storia? Ciao Vicky, ciao a tutti e grazie per avermi proposto di chiacchierare un po' con te. Com'è nata la storia? La storia è nata tanti anni fa. Ria mi accompagna veramente da molto tempo. È anche per questo che spesso dico che lei e io siamo un po' cresciute insieme. Era nata come semplice così, manipolazione di eventi reali. Una fiaba con tutte le componenti delle fiabe classiche, quindi la principessa, il cavaliere tenebroso, la magia, perché c'era anche la magia nella primissima stesura. Era molto debitrice del ciclo arturiano del Graal, quindi immagina una storia un po' alla Re Artù e Lancillotto. Poi nel corso degli anni avrebbe potuto morire, come in realtà muoiono un sacco di storie, quindi fuoco di paglia e si esauriscono. Ria e tutto il suo clan sono sopravvissuti e da un volumetto di, credo, circa una settantina di pagine è nata una saga in quattro volumi. Hai un autore a cui ti ispiri o comunque un autore preferito? Ce ne sono tantissimi in realtà. Ci sono autori che per me sono un po' dei capisaldi, alcuni magari per come strutturano le loro opere, quindi Dumas con il Conte di Montecristo, altri per come giocano con la letteratura divertendosi, Umberto Eco del Pendolo di Foucault. C'è Oriana Fallaci, alla quale devo tantissimo per lo stile di scrittura, diretto, senza veli, senza arzigogoli, per la realtà che trascende sempre e comunque ogni fantasia. C'è Faber, il primissimo Stephen King, per come riesce a farmi tornare bambina ogni volta. Sono tanti, insomma, tantissimi gli autori che mi hanno insegnato e che mi insegnano tutt'oggi, probabilmente più di quanto io sia mai in grado di imparare. Raccontaci della tua esperienza nello scrivere una saga di ben quattro libri. È stato bellissimo, è stato rompicapo. È stato come avere a disposizione un puzzle di 27.000 tessere e lottare perché alla fine combaciassero tutte. Io cerco sempre di lavorare molto sulla struttura, proprio sulla struttura narrativa. Quindi ogni parentesi che apri deve essere chiusa, ogni personaggio deve avere vita propria, essere a tutto tondo, ogni azione di chiunque deve essere giustificata. Non puoi dire tutto nel primo volume, ma devi comunque stabilire una sorta di patto col lettore, cioè io ti dico qualcosa, ti lascio intravedere qualcosa, ma non posso spingermi a raccontarti tutto, altrimenti sarebbe come svelarti nella prima riga che l'assassino è il maggiordomo in biblioteca col candelabro. È stato un lavoro di struttura, un puzzle. Prima di Ria c'è stato altro? Hai scritto qualcos'altro? Ria è stata in qualche modo il primo libro che ho scritto, anche se ancora non potevo rendermene conto. Paradossalmente poi è stato pubblicato per ultimo, perché non mi sentivo pronta ancora per questa pubblicazione. Perché comunque dietro la fiaba che racconto c'è altro, ci sono ricerche che dovevano essere portate a termine, nodi, fili, che dovevo essere sicura di tessere fino alla fine. Quindi, diciamo, in via ufficiale, prima di pubblicare la saga di Ria, sono uscita con altri testi, due che trattano il disagio giovanile, i disturbi alimentari e soprattutto l'epilessia in età adolescenziale, e sono Sulle scale, ormai fuori catalogo, e L'età più bella, pubblicato da Butterfly Edizioni, e nel 2015 per la Corte Editore, con un giallo, Il furto dei Munch, che prende spunto dal furto reale dei quadri L'Urlo e Madonna dalla Museum Munch di Oslo nel 2004. Cosa fa Barbara Bolzan a parte scrivere? Lavoro, interessi, hobby? Cosa faccio a parte scrivere? Leggo, che è la parte più importante poi di quello che è il processo di scrittura. Quindi leggo di tutto, anche le cose che non sono prettamente magari nelle mie corde. E scrivo comunque. Collaboro come editor, sono ghostwriter e a volte faccio piccoli lavori di illustrazione, soprattutto per privati. Sono una mamma
e alla mia bambina ho trasmesso la passione per il disegno. E nei momenti morti, quando il pianoforte non fa troppo lo schizzinoso, provo a strimpellare, però più delle volte fa lo schizzinoso e finiamo col non parlarci per mesi. Ria è un personaggio femminile forte, diverso dai soliti. Quanto hai messo di te in lei? Guarda, vorrei dirti che c'è tantissimo di me in Ria, però non stiamo qui a raccontarcela. Non è così. Non ho la sua forza. Vorrei avercela, ma non ce l'ho. Condividiamo alcune cose. La paura dei cani, il legame con la famiglia, il fatto di non avere sogni ma obiettivi. Ria, come succede per tutti i personaggi che nascono dalla tua penna, è una parte di te, conserva la tua impronta. Che poi questa impronta sia smussata, abbellita, questo è un segreto che rimane tra te e le pagine che scrivi. Questa è una domanda che faccio sempre. Qual è stata la tua reazione quando hai ricevuto la proposta di pubblicazione? Felicità. Ria è stata mia per così tanto tempo che ormai avevo quasi paura a lasciarla andare, però volevo anche che potesse trovare la sua strada e adesso, grazie alla Del Rai Edizioni, so che l'ha trovata. Ho visto crescere Ria, l'ho aiutata a diventare, se non donna, almeno persona, e adesso è giusto che cammini con le proprie gambe, che trovi la propria dimensione nel suo mondo tra boschi, corti, ribelli, senza di me. L'ambientazione della tua storia è medievaleggiante. Quanto è importante il lavoro di documentazione in tal senso? Tantissimo, è la prima cosa. Io poi sono una fanatica delle ricerche, perché punto sempre alla realtà, a scrivere qualcosa che possa essere credibile, reale. Ti faccio un esempio. Un conto è scrivere della Cappella Sistina avendola vista e studiata sui libri di arte. Un conto è scriverne dopo che sei stato lì col naso in su a farti venire il torcicollo. Per scrivere Il furto di Munch ero stata più volte a Oslo. Ho parlato con gli addetti alla sicurezza del museo. Per scrivere Ria, non potendo tornare indietro nel tempo, ho attinto alle mie passioni. La filologia romanza, le letterature romanze, è stato un lavoro lunghissimo sui luoghi, sui costumi dell'epoca, e anche se, come hai detto tu, Ria è medievaleggiante, non uno storico medievale, e questo per scelta. Dovevo però entrare nella mentalità dell'epoca, sapere cosa si provava a passeggiare in un chiostro, com'era il freddo o l'eco dei passi nelle stanze di un castello. Banalmente, cosa vuol dire, cosa si prova quando la manica del tuo vestito si impiglia in un cespuglio? Cose che non conoscevo per esperienza diretta. Ecco, mi sono costruita queste esperienze. Dovevo sentirmi addosso determinati odori per fare in modo poi che il lettore se li sentisse addosso. Ho provato a cucinare piatti dell'epoca e a mangiarli. Ho visitato stalle, fattorie, borghi. Ho preso informazioni su cose che poi nel libro sono state magari appena accennate, la falconeria per esempio. Molto più importanti invece sono state le ricerche per quanto riguarda la prostituzione nel Medioevo e soprattutto la violenza sulle donne, che è un po' il tema conduttore del terzo volume. Per il quarto invece mi sono concentrata maggiormente su sindrome del sopravvissuto e sul disturbo post-traumatico da stress. Il tutto condito con le ricerche poi prettamente storiche, perché comunque dovevo inserire questi problemi contemporanei che poi sono sempre esistiti, e quindi prenderli e inserirli in un ambiente, in un tempo, in uno spazio che è altro da noi, quindi per entrare in un'ottica medievale dove la condizione della donna era seconda già di per sé, dove la gente comune moriva, esagero, ma nemmeno troppo, a 30-40 anni, dove a 12-13 anni eri già o carne da macello o sposa. Cose che per noi oggi sono aberranti, ma che inserite in quel contesto, per esempio, non potevano neppure ricevere una condanna morale, perché non c'era condanna, perché quello era il modus operandi dell'epoca. Perché a parte tutte le favole sull'amor cortese, sul ruolo della midons, sulla domina del castello, non c'era niente di immorale nel considerare la donna come subordinata all'uomo e via discorrendo.
Cosa bolle in pentola? Progetti per il futuro? Qualcos'altro su RIA o altro? Ci puoi dire qualcosa? Bellissima domanda. Sto portando avanti il mio lavoro come editor, mi sto occupando di tre autori. Per quanto riguarda invece qualcosa di più personale, di più mio, sto tentando di lavorare un nuovo testo. Speravo potesse essere pronto già per il Salone del Libro di Torino di quest'anno, ma mi rendo conto che non sarà possibile. Io sono lunghissima quando scrivo, ci metto una vita, e devo lavorarci ancora un po'. Già non mi interessa, non mi è mai interessato uscire con un libro all'anno, e il fatto che la saga di Ria sia uscita in toto nel 2017 è stato un qualcosa di straordinario, e comunque questo è stato possibile solo perché i volumi erano già scritti. Il nuovo libro tratta tematiche che non avevo mai affrontato prima e appartiene anche a un genere che mi è totalmente estraneo, però mi piacciono le sfide e soprattutto io devo sempre avere un nemico da combattere. Ecco, questo nuovo testo rappresenta il mio nuovo nemico, è la mia sfida. È stato un piacere, Barbara, continua così e un in bocca al lupo per la scrittura e tutto il resto. Ma sono io che ringrazio te, Vicky. Ti auguro un buon proseguimento di lettura e ti mando un bacio. Grazie a tutti per aver seguito le nostre chiacchiere. Ciao!